solito uno viene, prende posizione, magari la prende qua, la prende qua, la prende qua. Quando la prende in posizione sotto canestro, l'importante è riuscire ad avere tre soluzioni. Cioè, quando dice un giocatore, devo avere la soluzione per attaccare il centro, quindi devo avere spazio. La soluzione per attaccare il fondo, quindi anche qua devo avere spazio. E poi naturalmente c'è la soluzione del tiro. Se vado a prendere il pallone, cioè si per me ha fatto, qua, troppo sotto, che cosa succede? Che sicuramente ho spazio per attaccare il centro, se mi chiude il fondo. Io riesco ad attaccare il centro e c'è spazio, ma se la prendo troppo a basso, in questo caso qua è la posizione, e ciò è il tabellone, quindi devo riuscire già ancora prima di prendere il pallone di ritagliarmi quello spazio per riuscire a giocare su, ok? Non andare troppo schiacciato, perché da qua vado ed è ancora più difficile, già è difficile, deve essere ancora più difficile, quindi prima di cosa andare a prendere una posizione che mi permetta di andare a giocare su. Siamo da qua in là è chiuso, quindi diciamo che questo è uno spazio buono per il giocatore. Io direi da qua in poi, da qua in sopra prendere la palla, più sotto diventa complicato. Ok, quindi abbiamo capito dove andare a fare per le posizioni, lo spazio. La seconda cosa importante sono i tempi. Se io vado a prendere la palla, la cosa importante è riuscire ad avere il tempo per riuscire poi a giocare. La cosa ideale sarebbe prenderla, fare un arresto che mi permette di utilizzare entrambi i tempi, e allora là, no? È una cosa che mi permette di giocare sia da un lato che dall'altro, fare un giro finale o magari fare un giro a entrambi. Molte volte però succede che io ho magari il difensore che mi spinge, allora quando faccio stiro magari mi può spingere fuori. Io consiglio, ma è una cosa che consiglio io, di andare a utilizzare il perno esterno, perché posso prendere magari in posizione anche così di mai. E c'ho il perno esterno, ok? Senza fare nulla. Col perno esterno, quindi abbiamo detto, posizione, scelgo la posizione che mi permette di avere spazio sotto. Vado a lavorare sui perni, se riesco, tutte e due, oppure con l'esterno. Quando ho il piede esterno, vado a fare un esercizio di lettura, cioè significa che io la prima cosa che vedo fare molto spesso è che non vado a fare il palleggiare, no? Cioè il palleggio mi serve per prendere un vantaggio, e il vantaggio mi serve per battere, quindi il palleggio lo uso quando già ho capito qual è la mia lettura in realtà. Adesso vi faccio vedere, se il difensore è staccato, e quando il difensore è a contatto, magari me lo ritrovo subito a contatto, ok? Allora, andiamo per grado, cominciamo magari adesso a fare, cominciamo adesso a lavorare con la ricezione esterno e giro dorsale, ok? Quindi parto da là, vado a lavorare. Sto basso, ricevo il pallone, ok, piede perno esterno, faccio un giro dorsale con l'appoggio dell'avampiede e vado a cercare il canestro, quindi prendo, sto basso, guadagno spazio, il giro dorsale mi permette di guadagnare spazio, aumento la distanza e ho una maggiore lettura. Se invece faccio un giro frontale, vado a forzare. Allora, prendo, piede esterno, giro dorsale, aumento la distanza, però guardo il canestro. Adesso l'esercizio che facciamo è il tiro, perché io prendo la palla, lui è venuto a bloccare, scendo, vai. C'è spazio, il difensore è staccato, prima soluzione. C'ho un tabellone, c'ho un ferro, se fai il palleggio qua sotto, quindi
cambiamo così e poi andiamo a vedere la fase successiva. Andiamo a magari con una 50 realizzazioni.